Mamma mia, quanti ingredienti, Monica, per il pezzo forte, il cervo. Brasato di cervo del papà Oh, Tony. non vedo cannella. Non c'è cannella Fantastico. qua. Bene, bene. Questi profumini vanno tritati? Vanno tritati, Che esatto, per fare la marinata del brasato. però tu hai già fatto. Sì, perché dovrebbe marinare almeno minimo 12-15 ore. Ok, questo è già stato marinato, quindi per 12 ore. Adesso Esatto. bisogna cuocerlo. Adesso dobbiamo fare la rosolatura della carne e poi delle verdure. Dai, iniziamo. Non ti ho chiesto? Quello è il mascarpone per il contorno. Perché anche le verdurine così gli diamo, Una botta di quella vita anche a botta di queste. vita, brava, È hai ragione. certo. Quindi adesso togliamo il cervo dalla marinatura. Esatto, Ok, togliamo il cervo perfetto. e andiamo a rosolarlo. Ci serve la farina. Così creerà anche quella bella cremina. Vuoi che lo faccia io Esatto, intanto? io intanto prendo l'olio. Invece il burro tradizionale come lo userai? Lo useremo per manticare alla fine il sugo insieme alla crema di latte. Il vino che vedo lì sul tavolo è quello che hai utilizzato per la marinatura. Esatto, Non lo vino. riusi anche in cottura? Usiamo la marinata. Ok. La marinatura serve per insaporire la carne e prepararla alla cottura, ma non solo. Segnatevi questo. Esistono due tipi di marinature. Una serve solo ad insaporire e ad ammorbidire carni delicate, come ad esempio l'agnello. L'altra è una sorta di precottura utilizzata per le carni dai sapori intensi, come può essere la selvaggina, e si ottiene aggiungendo agli ingredienti un elemento acido come limone, aceto o vino. In entrambe le marinature immancabili sono l'olio extravergine di oliva e le erbe aromatiche. È impegnativo muoverlo, questo pezzo di carne, perché insomma è grande. Aspetta, no, conviene farlo. Vai. Così. Ok, qui si sta riscaldando per le verdurine e qui andiamo a mettere Perfetto. poi le verdure della marinatura. Andiamo a mettere le verdure della Questo? marinatura. Allora, questo andremo a scaldarlo leggermente. Metteremo all'interno la Cervo, carne, il cervo, e poi a seguire le verdure. ok. Ah, ho E lasciamo cuocere a fuoco capito. basso-basso per un paio d'ore. Fantastico. Mettiamo le verdure che l'olio è pronto, così Sì. mentre le verdurine ci fanno da sottofondo musicale. Ma ti può cantarmi una canzoncina? Però Dai. canti con me. No, no, no. Chi canta qui però tra le due chi è? Senti, ma la passione per il canto arriva dalla famiglia? Dicono che c'è una vena artistica in famiglia, perché la cugina della nonna era una grande soubrette italiana, Delia Scala. Ma dai, In chi era la arte, cugina della... il suo papà era fratello della mia bisnonna, Sì. della nonna Quindi Elvira. hai ereditato qualcosa? Ma così si Eh sì, dice. dai, dai, sei una super creativa, fai un sacco di cose, un sacco di interessi, poi il canto. Vedo l'ora di sentirti cantare. Ma quando cucini canti da sola? No, Tipo, oggi lo farai. mi vergogno molto. Oggi lo farai. Allora, le Ok, verdurine stanno cuocendo, questo è bello perfetto, direi che rosolato, possiamo spostare questa pentola. Yes. Ale, a Ok, mollo. e questo è a mollo. E andiamo ad aggiungere le verdure. Già? Certo, Ok. sì, direi che possono andare. Possiamo Fantastico. inserirle. Adesso questo lo lasciamo cuocere, lo copriamo? Lo copriamo, ma gli mettiamo ancora un goccino d'acqua. Ok. A proposito di acqua, io metto su già l'acqua per le coste, che dici? Sì, perfetto. Questo lo lasciamo andare. Fantastico. E intanto Quindi facciamo le qua. coste. Le coste del tuo orto. Io te le farei così, va Io bene? generalmente cuocio prima i bianchi e Sì. poi a fine cottura metto il verde, Ah, perché il vedi? A bianco necessita di più tempo per la cottura. me pensa che non sono valtellinese, però. Piace il bianco un pochino più Più croccante, croccante. sempre. E non è anche nel pizzocchero si fa questa cottura, prima patate e il bianco delle coste, delle bietole, e poi si mette il verde. Ah, vedi? Comunque questo Sì? non ti solleva dal dover cantare, te lo dico. Quindi, mentre io faccio le coste come vuoi tu, Sì? bianco e verde divisi, tu Grazie. intanto... Allora, dimmi cosa mi Mi farò canti. perdonare con Route 66. Wow, vai, vai. If you should plan to Mother West, travel my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, she looks mad and pretty, and you will see Amarillo. Get your kicks on Route 66.
Cioè, mi hai fatto venire la pelle d'oca. Wow. Mazza che voce. Pazzesca. Allora, abbiamo diviso tutte le coste. Perfetto. Bianchi e verdi. Adesso il bianco andiamo a metterlo nell'acqua bollente. La ricetta del brasato di cervo è questa. Per la marinatura, la notte prima mettere il pezzo di carne con sedano, carota, cipolla, alloro, sale, ginepro, pepe e un limone infilzato con 3 chiodi di garofano. Coprire il tutto con vino rosso. Per la cottura, scolare la carne di cervo, infarinare e rosolare per sigillarla. In un'altra pentola scolare le verdure dalla marinatura e rosolarle eliminando il limone. Aggiungere il cervo, il vino e cuocere a fuoco bassissimo per 1 ora e mezza. Per le coste, bollire le coste, prima la parte bianca, poi aggiungere quella verde. Ripassare in padella le coste ben scolate insieme con olio, una noce di burro e poco latte. Aggiungere del mascarpone, formaggio grattugiato, sale e far rapprendere. Il profumo intenso di questo piatto prelude ad un sapore selvatico molto invitante.